vorrei truccarmi con voi utilizzando la collezione della Sirenetta di Kiko. E lo so che sono in ritardo, ho fatto questi acquisti praticamente appena era uscita. E insomma, siamo al 8 giugno e ancora non ve l'ho mostrati i miei acquisti. E quindi niente, ho pensato di magari di utilizzarli, così mentre li utilizzo vi dico anche così un po' le mie impressioni. E devo dire che mi è piaciuta molto. Inizialmente l'avevo presa un po' così, ero un po' dubbiosa per i prezzi altissimi, ma questo ormai si sa, è stato detto in ogni modo, in tantissimi video, e quindi mi ero un po', insomma, bloccata, però poi alla fine ho preso tutto quello che mi piaceva e vabbè, ho cercato di avere qualche sconticino in qualche modo e ho preso tutto quello che mi interessava. Quindi niente, li usiamo insieme, così intanto vi faccio vedere che cosa avevo preso e magari vi dico un po' come mi sembra. Allora, prima cosa ho preso questo qui, che vabbè non è un trucco, ma è un accessorio, un aggeggio, chiamiamolo così, in questa bella scatolina con la sirenetta. E anche qui sono d'accordo con chi diceva che insomma i prodotti hanno poco della sirenetta, anche tutti i vari prodotti, questi qui, le polveri, richiamano il mare, no? Perché anche questi qui sembrano delle conchiglie, però in effetti non c'è la sirenetta, che potevano fare magari qualcosina di più caratteristico, nemmeno sulla pochette troviamo la sirenetta, c'è solo scritto ma non c'è niente. Sulle scatole stessa cosa, c'è la sagomina della sirenetta, però insomma diciamo che potevano fare qualcosina in più. Quindi ho preso questo, che è veramente una cosa, è piacevolissimo, io lo tengo in frigo, ma poi è troppo carino, con brillantini, conchigliette, è troppo carino. Questo immagino che serva appunto per tenerlo in mano, non farselo scivolare, ed è una cosa piacevolissima, piacevolissima, io tutte le mattine quando vado in cucina a far colazione lo prendo, me lo passo un po' sul viso, è veramente una cosa super piacevole. Magari metto anche un contorno occhi già fresco di suo e poi passo questo in tutti i modi. Insomma, comunque, veramente sono felicissima di averlo preso perché è una cosa veramente piacevole. Insomma, dove ho la pelle un po' così che è poco tonica, lo passo e rinfresco bene tutto. È veramente super piacevole. Poi lo rimetterò in frigo. Adesso va che viene il caldo, lo apprezzo ancora di più. Allora, partiamo dal fondotinta. Ho preso il fondotinta compatto. Io ho preso il numero 2 Porcelain. Questa volta sono stata ancora sul più chiaro. Di solito prendo il light beige e questa volta ho preso questo qua un po' più chiaro perché mi sembravano tutti scuri. Questi acquisti li ho fatti un po' in negozio e un po' online, perché ero andata in negozio e avevo preso qualcosina, ma non c'era la pochette, era già finita. E quindi poi appena tornata a casa ho fatto un altro ordine, così ho avuto la pochette e ho preso gli altri prodotti. Quindi l'avevo già un po' studiata in negozio e ho visto che i fondotinta sono un po' tutti scuri. Ce n'è uno ancora più chiaro, ma io ho voluto prendere questo qua, che è appunto Porcelain, che è questo. Pensando comunque anche un po' all'abbronzatura, insomma. L'ho già usato, la spugnetta è bella sporca. Ecco, e questo lo ripropongono ogni anno ed è sicuramente un buon prodotto che ha successo, da quel che sento in giro. Tiene molto bene la lucidità, quindi lascia la pelle opaca a lungo. Coprente abbastanza, però vedete che le macchie si vedono ancora. Questo occhioline si vedono. Dovrei poi usare il correttore. Anzi, forse lo dovevo mettere prima. Ma è un passaggio che dimentico sempre perché, boh, probabilmente non sento la necessità e quindi
E quindi non lo metto mai, quindi me lo dimentico. Però forse un pochino sulle macchie ci potrebbe stare. Allora, vediamo un po'. Allora, uno di questi qua di NYX, magari quello più scuro. Questo qua più scuro. Proviamo a vedere. C'è ancora lo scotch, non l'ho mai aperto questo qua. Sì, perché è un po' scurino. Vediamo. Goccina. Ecco, ditemi voi, il correttore lo mettete prima o dopo il fondotinta compatto? Questo qui. Vediamo. Ah, però non è scuro. È chiaro. Sì, alla fine è chiaro anche questo. Ho preso già tanto. Devo prendere molto meno. Vabbè, a questo punto facciamo così, lo mettiamo un po'. Questo. Io devo andare dal dermatologo prossimamente perché ho un sacco di imperfezioni che veramente sono brutte e mi stanno deprimendo parecchio. Tutte queste cosine che cerco sempre di non far vedere nel video, ma vedete tutti questi puntini. Mamma mia, mi fanno impazzire. Si vede così male. Però mi sembra che le macchioline siano abbastanza coperte. Volevo dirvi il colore del correttore di NYX. Ho usato quello beige perché l'altro è light. C'era tutte e due, uno chiaro e uno scuro. Comunque li avete già visti. Allora ripassiamo il nostro fondotinta. Però direi che sono coperte bene le macchie. Finalmente c'è il sole. Sì, anche se poi in realtà tutti i pomeriggi viene il temporale. Quindi il sole non dura tantissimo. A me piace questo fondotinta. Mi sembra proprio che il viso è più uniforme. Ha un effetto che mi piace. E poi soprattutto appunto non fa lucidare. Carino e mi piace molto il packaging, che sembra una conchiglia. Allora, voglio prima usare questo che ha bronzer e illuminante. Illuminante questo. Sembra delicato. Vediamo qui com'è. Sì, non è troppo intenso. Adesso non so, magari anche con la luce diversa dal solito, magari il tutto è meno luminoso, eh? Di solito c'è la finestra aperta, il sole davanti, insomma, quindi. Però voglio provare così. Ho lasciato chiusa la tenda, così magari non fa riflesso la porta dietro. Potrebbe anche essere che venga meglio il video, speriamo. Speriamo, sperimentiamo questa nuova soluzione. Niente.
Direi che è molto molto delicato. Sono curiosa di provare invece questo, chiamiamolo bronzer per il contouring. Ho preso apposta quello scuro scuro e freddo perché ce ne sono due. Io ho preso questo qua che è il 02. Vediamo. Non sono capace di fare queste cose. Qui. Qui si mette un po' qui. Un po' qui. Qui. Poi lo mettono anche qua sotto. Vediamo cosa succede. Allora, sono alla caccia di un pennello adatto. Proviamo a usare questo qui. Proviamo. Non è adatto. Beh, mi sembra. Fa fatica a sfumarlo, ci vuole un pennello un pochino più rigido. Se li avevo puliti, poi alla fine li ho cambiati e ora non ho più tutti quelli che mi servono. Usiamo questo. Ecco, mi sembra che si faccia fatica a sfumarlo questo prodotto. Non so, non si sfuma. Fa macchia. Visto che questo è molto compatto come pennello, si fa proprio fatica. Devo dire la verità, non ho visto nessuno utilizzarlo ho visto alcuni video, ma non ho visto nessuno utilizzare questo prodotto. Quindi non so se sono io o che sto usando un pennello sbagliato. Non lo so. Però vedete che lo passo e si asciuga forse anche troppo presto. Però vedete che non si sfuma. Mi sto scorticando la pelle. No. Direi che non è proprio il massimo questo qui, eh. Cioè, rimangono un po' le macchie. No. Un po' troppo duro, poco cremoso e si asciuga subito. E quindi noi andiamo adesso a sistemare la situazione con il maxi bronzer. Questo qui non potevo non prenderlo. Lilla. Come piace a me, lilla, bellissimo. Ma io li trovo anche abbastanza solidi come prodotti. Non mi sembrano così. Non so, qualcuno diceva sono molto economici. Ma non li trovo così male. Poi sono troppo carini. Cioè, guardate. Non so, a me sono piaciuti questi. Questa collezione mi è piaciuta. E tra l'altro, appunto, mi dicevano in negozio che io ho fatto gli acquisti proprio appunto i primi giorni che era uscita e mi hanno detto che stavano andando molto bene, stavano vendendo tantissimo. Infatti le pochette erano finite. Quindi, comunque, nonostante i prezzi, insomma, è una collezione che ha avuto successo. Come bronzer ho preso lo 02, che è questo marmorizzato, e anche questi li prendo sempre e cerco di cambiare. Una volta prendo il numero 3, una volta il 2, una volta l'1, insomma, per non prendere sempre lo stesso. Comunque,
Mettiamo questo, così sistemiamo un po' la situazione. Comunque fa macchia quella, sì. Quel prodotto, quel bronzer. Non so come chiamarlo. Per il contouring, bronzer, terra. No, sono proprio sfasata, fateci caso. Cioè, ancora si vede il segno di questo, di quel prodotto lì. Vabbè, però insomma abbiamo un po' rimediato, sono un po' a macchie. No, questa che profumo ha, non lo so. A volte è profumata al cioccolato, questa no. Che dite? Chissà se mi vedo da vicino, mi spavento. No, devo dire che è tutto molto coprente. Sì. Anche il fondotinta è coprente, anche se avete visto le macchie le ho dovute coprire col correttore, però insomma poi l'effetto mi piace. Dai, sembra anche abbronzata, no, infatti sono abbronzata rispetto al solito. Poi mettiamo il blush, poi alla fine gli occhi, ma tanto non ho preso le palettine, non le ho prese perché non mi hanno convinto, mi sembravano poco pigmentate, ne ho altre mille uguali e quindi ho lasciato stare. Il blush, ho preso lo 02, Rouge 02, che è questo qua. Questo è profumato di fiori. Sì, sono mezzogiorno, sto approfittando di un momento di tranquillità in casa. Carino il blush. Il blush è carino, mi piace. Dai. Mi sembra anche abbastanza luminoso. Non sembra proprio opaco. Mi sembra che rimanga un po' luminoso. Però, insomma, anche questo non è pigmentatissimo. Vedete che lo sto prelevando più volte. E bisogna sfumarlo bene, ecco. Carino. Poi l'illuminante, ho preso anche questo qua compatto e ho preso lo 01, quello dorato. Usiamo questo pennello qua. Così proviamo anche questo illuminante. Ma anche lui è molto delicato. Molto molto delicato. Però si vede. Ma di sicuro la luce si vede di più. Poi
mi dispiace. Poi, niente, passiamo agli occhi. Occhi. Sì, usiamo i prodotti che ho preso. Ho preso questo ombretto viola, anzi lilla. Io ho preso il numero 04. Che è abbastanza carino, insomma, che è abbastanza luminoso, rimane, si asciuga e non si sposta. Poi lasciarlo asciugare così non si stampa da qualche parte. Oh, è carino, è un bel lilla. E non voglio mettere altro. Però metto la matita, ho preso quella blu che è la numero 05 e mi piace, l'ho già usata, è automatica, l'ho già usata una volta e mi piace. Più chiara una volta applicata, non è un blu così scuro. Però mi piace. Vedere qua, vedete, rimane più chiaro, però dura e non mi ha dato problemi di fastidio agli occhi. Poi si vede un pochino. E poi ne metto anche un po' qua. Così. Devo dare giusto una sfumatina qua. Io ci provo a fare la codina, ma non mi riesce mai. Non riesco ancora a prendere la posizione giusta. A mettermi sotto la pelle che cade, ma prima o poi ci riesco, prima o poi lo trovo un modo, io insisto, prima o poi lo trovo. Io voglio provare ancora questo qua che è di Revolution. Il 5D Lash Pov, che a me non sembra che faccia granché, però io ci riprovo. Tra l'altro è uno scovolino gigantesco, quindi ho provato a sporcarmi, alla fine rimango giusto giusto alla punta delle ciglia, non vado bene dentro, quindi alla fine non si vede niente. Quindi forse sono io che non sono capace di usarlo. Mamma mia, proprio
paura di pasticciare. Prendiamoci un bello specchio. Oh, qui c'è lo specchio gigante, quindi va bene. Sembra già un po' secco. Bisogna lavorarci parecchio. Però da un po' che ce l'ho aperto. Non è male. Però boh, le mie ciglia così corte. No, mi aspettavo qualcosa di più, devo dire, quando l'avevo preso. Poi 5D, quindi dovrebbe fare un sacco di cose, ma boh. Anche profumato. Ecco, poi un'altra cosa che non faccio mai, usare piegaciglia. È un'altra cosa che mi dà fastidio utilizzare perché poi mi vado a pizzicare le palpebre, mi dà fastidio. Infatti devo prendere quello che dice Giulia Cova di Refr, che sembra che sia il migliore che esista. E quando trovo un'occasione devo prenderlo, voglio veramente provare. Lei dice che funziona benissimo. E siccome del suo giudizio mi fido molto, voglio provarlo. No, però non è male, guardate. Direi che con un po' di pazienza si ottiene anche un risultato che non è per niente male. Appiccica un po', eh. Se si insiste, appiccica un po' le ciglia, vedete, un po' a ragnetto, però devo dire che non è male. No, ho fatto bene a dargli un'altra possibilità. È un po' pesante sulle ciglia, eh. Devi asciugare, non l'ho messo sotto però. Però uno scovolino così grande, ho idea che sia un po' difficile metterlo sotto. Ma no, non lo metto, dai, non lo metto. Lasciamolo così. Manca il rossetto. Io ho preso questo qui, che è il numero, adesso ve lo dico, lo 04. Questo è pesante, è proprio pesante come packaging. Rossetto è fatto così, con appunto è in stilo piccolino, con la sezione tonda piccola, quindi facile da applicare. Adesso avevo messo un prodotto rimpolpante e mi sembra che ha funzionato abbastanza. E là sono veramente morbide. Devo dire che è anche il colore giusto con questo trucco. Carino. Piace, è un rosa naturale. Più carino. Ed è un rossetto morbido, confortevole, che lascia le labbra idratate. Poi avevo preso uno dei nuovi gloss, che hanno fatto dei nuovi colori, e io avevo preso il 46, che è questo. E lo metto sopra. Rimane
morbido sulle labbra. E allora ci metto sopra il grosso e lo rendo lucido. Faccio vedere l'effetto. Mi piace un sacco questo qui, profumo, sembra caramello, ma non è troppo forte, è abbastanza delicato. Che ne pensate? Carino? Direi che è carino. A me è piaciuta questa collezione, vi ho detto sinceramente, certo i prezzi sono aumentati tantissimo, però come collezione mi è piaciuta. E quindi insomma sono contenta di aver preso questi prodotti e mi piace anche appunto il risultato, cioè viene un trucco comunque insomma carino, non eccessivo, ci si può andare in giro tranquillamente anche di giorno e basta. E questo era il mio pensiero su questa collezione. In ritardo, ma ci siamo arrivati, insomma, ve l'ho detto. E se in questo video dico cose strane, vabbè, non fateci caso, ma boh, sono particolarmente fusa. E quindi niente, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, non mancate, vi mando un bacio. Ciao!